Dei Marine? Ma mi nascondo, no? Ah. No, stai con cazzo. Andiamo ad aprire, vai, Sandro. Siediti. Mi sono bagnato. Ragazzi, allora, vi ho portato Mia. Buonasera. Eccola. Buonasera. Buonasera. La sua camera prego. È di là. Ma come la sua camera è di là? Prego, prego. Che hai cambiato idea? Buonasera, Mia. Buonasera. Piacere, Franz. Tutto bene? Mia, tutto bene, tutto bene. Come va? Complimenti. Mia, sei stanca del viaggio e sei così famosa. Tratti tutti questa... come la tua servitù. Mia, io la sono... casa è mia. Lei è mia? Sì, cioè, sì, lei è sua, io. Lei è mia. Quindi mi casa e stu casa, ecco, voleva dire. Sì. Lui è una persona... Sì, salve. Quella sgradita. Mi dà una sedia, per cortesia. Qui, signorina mia, venga, si sieda. Preferisce una poltrona. Poteva andare peggio, Poteva andare peggio. Molto peggio. Peggio, molto peggio, no? Insomma, questa è la casa. Sì, questa è la casa. Sì, sì. Okay. Di là c'è lo sgabuzzino. Le camere dietro ci sono i bagni. Là è... Loro non ci sono sempre. No. Lavorano qui, però. Sì, è la servitù. La servitù che noi abbiamo stabile qui, loro due. Ma li stiamo per licenziare, se non vado. Quante persone lavorano di servizio in casa? Lui, poi c'è lui. Anche una cameriera. C'è qualcuno adibito solo alla cucina, giusto? Il signore lo si vede anche dal fisico. Se volesse, se ne fai... ciao, ciao. È stellato. Stellato. Magari ho mangiato in qualche suo ristorante. Pensa che avevo 55 ristoranti a Milano. Sì. E cucinavo in tutti io. Poi dopo li ho chiusi perché... Poi è... Ragazzi, fai... La qualità non era altra. È sceso un po' di qualità. Ale, Frank e Sandro, è così bella. Ognuno di voi cerca di farsi notare, ma lo fate in modi non tradizionali. Tu... Giardino! Mi sta guardando. E le poltrone sono queste? Sì, via, sono queste, poi c'è il divano. E se vuoi, insomma, puoi... A ogni volta ritornare a cercarti in qualche bar. No, ecco, l'intrattenimento, non so se... No, la stavo portando a Gigi, perché è sua. Gigi. Okay. Mia! Si trova bene? Vuole qualcosa da bere? L'ho perso. Ho paura che il vino sia di scarsa qualità. Se n'è andato, Mia. Perché non è stabile mentalmente, Alessandro. Ha dei problemi... Gigi, che situazione strana. Non puoi fare altro che commentarla come il grande cantante neomelodico che sei. Stai. Ed esci. C'è una piscina, quindi. Sì, giù, saluta la signora. Buongiorno. Giù, dietro, vai dietro, vai a cuccia. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Questo l'ho inciso io prima. Io faccio chitarre nel tempo libero col coltello svizzero. Siamo con la prima telefonata. Ciao Carmela, vuoi sentire una canzone? Come si chiama? La situazione imbarazzante, te la canto subito, vai con la base. Sei venuto in casa mia. Ma che cos'è? E ti chiami proprio mia. Sei arrivata qui. Te ne vai martedì. È una situazione molto strana che non so come affrontare, ma la stanza che c'ho io Ale non te la può dare. Io mi chiamo Gigino. Gino e sono un poco il tuo destino. Gino. Se la stanza fosse mia, io finale te la darei, amor mio. Grazie a tu. Ci vediamo. Ciao a tu. Ciao a tu. Ciao ragazzi. Ma questa ciao Gigi. È un Instagram story pazzesca. Pelle d'oca. Questa proprio. Che avete fatto. Un Instagram story pazzesca. Sì. Già vero. Noi vediamo così. Mia, sei colpita da Sandro che ti piace molto. A parole no, ma fisicamente glielo fai capire. Tanto, quindi insomma. E follower piace. Ancora di più. Ci piace. Ancora da più tempo. Beh, la casa, perché non me la fai vedere tu? Ma molto volentieri. Ma lui non abita qua. Ma lascia fare, se no, ha detto tu non abiti qua. Ma anzi, fai una roba, ma puoi anche a casa mi sembra tu. Quello più padrone degli spazi. No, ma non è no, è padrone casa, perché li occupa di più, ma non abita qua. Sedere. Vai a casa tua, che allora, non c'entri. Allora, qui abbiamo una poltrona da barbieri che avevo preso una volta nel... No, non l'hai presa. Hai ragione, no, hai fatto benissimo, grazie mille.
E lì ho voluto mettere una porta per entrare, se no si stava sempre fuori. Ma lì una porta sai per che uscire. Veramente mentre ero davanti dicevo che scelta, dice chissà chi l'ha pensata questa. L'architetto. Ma mi è venuta così, No, cioè, una volta stavo... Pensa che lì ha messo il lavandino per l'acqua. Esatto, sì. E c'è anche il gabinetto per andare a fare la pipì. Pensi ma sempre tu l'hai pensato? Tutta io, ma in un botto solo. Ho avuto una visione proprio. Sì. E ho pensato alle ante, tutta idea mia. Sì. E ho detto, ma perché non mettere delle sedie intorno al tavolo? No? Ecco. Mi sembrava... Ma prima ancora hai detto, ma perché non mettete il tavolo? No, esatto, perché sedia, c'era... Cioè, tra l'altro, tu hai pensato di metterla anche in maniera così un po' confusa, finto disordinato. Sì, buttate... Alcune con i braccioli, alcune senza. Così se non ti sbatti peggio ti rimetti. No, ma poi c'è chi ama senza, chi ama con, ma anche l'arredo è tua scelta, i colori, i lampadari, solo l'arredo l'ho fatto io. Il tavolo l'ho fatto io con queste mani, con queste mani ho preso, c'era uno stuzzicadenti, anche il gas lo fa lui, anche il gas lo fa tutto lui. Sandro, per correttezza verso gli altri e per timidezza non accetti le avance di Mia. È possibile. Infatti non vogliamo neanche viverci, è lui che continua a venire qua. Esatto, è vero, molto in gamba. Se lui stesse a casa sua. Scusa, cos'è che hai detto? Sandro, per correttezza verso gli altri e per timidezza non accetti l'avanzo di Mia. Il prossimo, questo no. Scusami, eccomi qua. Ti ho lasciato un secondo. E dicevo... Che non conosco gli spazi. Ma scherzi, se mi abbandoni vado un po' in paranoia. E quindi anche il divano. Dico, ma perché non fare un divano? E l'ho costruito io, ho fatto i cuscini, ho messo tutte le lampade, ho messo le lampadine. Non ci legge o è... È fuori dalle palle. No. È bellissimo. Mamma... Ecco, Ma scusami una cosa. Lo sto sabotando. La scelta cos'è che è? Del copricapo no, da vichingo. Il cascamorto. Il copricapo da vichingo l'ho pensato... Dai al tuo posto, deve capito? Entrare in un ruolo, sennò non sei un attore. Comunque va bene, non sono un attore. Ma chi se ne frega, va bene così. Chi se ne frega? Che è veramente bello. Perché lui è timido, Mia. Lui è molto timido, sai. Sì, molto chiuso come ragazzo. E se fai così lo metti in imbarazzo. Ale Franks, quello che succede non vi piace e voi, pastori sardi, lo esprimete a modo vostro. Essere inopportuna, no, ti giuro, guarda, però... A me quella roba non mi piace. Cosa hai detto? È una persona quasi. Guarda che lui è arrivato qui che... Ma chi lui? Non conosceva nessuno. Ma chi è lui? È lui, Sandro. Sandro è lui, sì. È arrivato qui una persona invadente. È una persona invadente. Ieri mi ha rubato due pecore. Che co... E lei? L'ho visto, si è travestito da lupo, mi ha portato via due pecore. Ma io l'ho visto che lei era lui. È la figlia di Tonio. Quello che mi ha rubato le tre pecore. No, lei è una brava ragazza, lui sta scherzando. Ma mangiate la vaschetta, apprezzate! Smettila! Non lo sopporto. Caruso è terribilmente a costo, che trica... No. So cosa vuol dire quella roba lì. Ah, sì? Sono maleducato. Parli le lingue? Sì. Tutti. 12. Ah, poter tornare indietro nel tempo. Beh, ora siete Cristoforo Colombo e la sua ciurma che incontrano gli indigeni. Che bella. Comunque è veramente emozionante vivere certi Lo so. Cosa? Ah, sì. Aspetta, io trovo, mi è venuto in mente una cosa anche a me. Non toccare le cose. Ragazzi. Sì, ma che cazzo. Andate via tutti. Non c'è niente. Non c'è niente per fare Cristoforo Colombo. Vabbè, insomma... Leo, io vedo la valigia. Scusate. Il pallone, ma dove sono i palloni? Chi è che ha lavato la barca con l'acqua calda? Lei. E come torniamo adesso dalle Indie? Ah, l'ho trovato! Eccolo! Ehi, io ho l'uovo di Colombo. Ecco. Ale, devi ammettere che l'idea di Frank era giusta, ma se sei l'idolo dei bambini ci sarà un perché. Aspettavo. Secondo me, invitare Mia è fantastico, vero, Alessandrone? Sì. Sei contento, Alessandrone? Sono molto contento. Fai vedere a Mia che sei contento, Alessandrone. Anche tu, Franciccio, vieni qua. Franciccio? Fai vedere. Mia che sei felice che lei resti qui con noi. Sono tanto contento se tu rimani qui con noi. Grazie. E sono tanto contento se lui va fuori dalle palle. Tanto contento. Lei ti ha detto. E Mia. Ora passiamo a Mia. Mia. Io stavo facendo delle provviste. Mia. Quanto sei contenta di essere qui con noi, con Franciccio e Alessandrone? Tantissimo, ma si vede. Ma che bravi! Allora facciamo tutti un giro tondo. Giro tondo. Volentieri, sì. No, giro tondo, giro tondo, casca il mondo, casca la terra.
disse Cristoforo Colombo, giusto? Terra! Sì, bravo. E tutto torna, tutto torna. Mia, adesso c'è troppa gente. Senza farlo notare, scegli chi vuoi e chi no, in modo plateale. Ma adesso lo vedi così, ma si può risistemare tutto, sì. Mia. Poco alla volta viene messo a posto tutto, è sempre così, Sì, quello che dice. Non è carino parlare sottovoce. Non è carino parlare in generale. La stanza di là, sì. Aspetta, c'è tanta gente qua dentro. Sì, perché vanno, vengono, cioè... Non è che vai a controllare se c'è qualcun altro alla porta, mi sembra di aver sentito bussare. Sì. Cioè, c'era qualcuno, sì. Portati anche lui che magari ha qualche malintenzione. Sì. Sana non è sana. Facciamo, no, una sana che entra qui non c'è mai. Ma no. C'è qualcuno che ha bussato?